attraverso Mario Del Giglio. Domanda: come viviamo dopo il trapasso? Guida. L'argomento è interessante e affrontarlo in un solo trattato diventerebbe troppo semplice e poco esauriente. Diciamo che la spiegazione viene e deve essere fatta per gradi. Dopo aver preso coscienza del ritorno, ammettiamo che l'anima sia stata assorbita dallo spirito. In questo caso lo spirito riesce ad avere cognizione di ciò che gli resta da fare per il proseguimento della sua evoluzione. Per quei fratelli invece per i quali questo ricongiungimento non può essere fatto, il cammino è diverso. Essi non sono in grado di comprendere, o per meglio dire, percepire il ritorno. Prendiamo il primo caso in cui l'anima viene riassorbita. Lo spirito, valutando tutta l'esperienza che ha fatto nell'intera incarnazione, nel suo fotogramma, è in grado di avere la visione di ciò che ha vissuto. Cioè in quel momento è in grado di capire, o per meglio dire, sentire, se l'esperienza è ritornare in quel fotogramma oppure passare all'altro, dove ci saranno tante altre diverse esperienze, ma da vivere in virtù delle cause che le hanno prodotte. Terminata quindi l'esperienza del vivere in un fotogramma che racchiude tante esperienze insieme a tanti fratelli, siete in grado di vedere tutte le immagini, tutti gli aspetti in esso contenuti. Ecco che con questa consapevolezza raggiunta potrete programmare il ritorno entrando in un altro fotogramma dove sono racchiusi tanti fratelli con esperienze diverse da quelle che avete superato nell'ultima vita. Voglio spiegare meglio per essere più chiaro. All'inizio del progresso spirituale facciamo parte o siamo inseriti nella prima immagine, al primo fotogramma dell'immaginario film. Usiamo questo termine, sia ben chiaro, per farvi comprendere l'essenza della vita spirituale. Altrimenti qualcuno potrebbe pensare che Dio sia uno sceneggiatore e un produttore e che tramite degli attori voglia vedere se il suo film viene bene. Andiamo avanti. Una volta che abbiamo superato il primo fotogramma, e credetemi, tanti fratelli sono ancora ai primi fotogrammi, ecco che si passa al secondo e così via. In questo momento ognuno di voi deve chiedersi in quale fotogramma del film si trova, nei primi, nel mezzo o nell'ultimo. Ognuno, cercando di vedere intorno a sé, attraverso tanti fratelli, deve saper riconoscere attraverso la loro testimonianza di vita che manda segnali spirituali ed essere in grado di valutare a che punto è del proprio cammino e il fotogramma cui appartiene. Vedete, se potessimo dire quante sono le immagini contenute in ogni fotogramma, avremmo la consapevolezza di quanto è immenso il film. Rendiamoci conto che ognuno di voi e di noi, per la sua concezione spirituale, non è in grado in questo momento di dare una risposta. Riprendendo il discorso iniziale, diciamo che nel momento in cui la nostra anima è riassorbita, in quel preciso momento sarete in grado di comprendere quante immagini avete vissuto di quel fotogramma. Naturalmente per immagine intendo che per ogni fotogramma esistono vari fratelli e per ogni fratello che ha avuto una propria esperienza anche voi l'avete vissuta. Ripeto, è un lavoro che ognuno di voi può fare compiendo un esame, una introspezione, guardando attraverso le immagini dei vostri fratelli, anche di coloro che in questo momento non vi appartengono in quanto vivono un altro fotogramma. Che cosa voglio significare? In quel preciso momento, se voi aveste già avuto l'esperienza di vivere quel fotogramma, sapreste avere la massima comprensione
per coloro che sono in quel fotogramma. Quando invece siete convinti che altri, pur vivendo insieme a voi, hanno un comportamento lontano dal vostro sentire, ossia vorreste vivere come loro ma non ne siete ancora capaci, ecco che potrete in quel momento comprendere e valutare che quei fratelli sono avanti a voi. Non perché sono più fortunati, ma perché hanno saputo mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. In queste differenziazioni tra le varie vite di un fotogramma, le vite che state vivendo le altre avanti a voi, ecco che si manifesta il movimento dei fotogrammi che nel film sono racchiusi e che rappresentano l'intera umanità terrestre. Volevo dire che un giorno si potrà parlare di esistenze fuori dell'orbita terrestre, ma per il momento è prematuro parlarne. Ora mi sembra di aver contribuito in parte al discorso della vita dopo il trapasso terreno. Certamente per sommi capi e per quanto riguarda coloro che hanno la visione e la consapevolezza di poter assorbire la loro anima. Andiamo invece a vedere tutti coloro che ancora non sono in grado di poterlo fare. Qui subentra un altro discorso, cioè questi fratelli sono rimasti vincolati in quanto non hanno saputo mettere in pratica il compito che si erano prefissati. E qui la nota dolente del trapasso che abbiamo spiegato la volta scorsa. Alcuni fratelli vanno aiutati al distacco e la cosa, credetemi, non è semplice come si crede. Portiamo un esempio così potrete comprendere ciò che voglio significare. Intorno a voi esistono fratelli che credono che la vita sia soltanto quella di soddisfare i cinque sensi. Per questi fratelli sono solo i sensi che fanno percepire, o per meglio dire, comprendere loro che tutto ciò che esiste sia solo in funzione del campo materiale. Ebbene, questi fratelli, quando arriverà per loro il risveglio dopo il trapasso, avranno la convinzione di creare con la loro visione un mondo simile al vostro, come quello che già hanno vissuto, in quanto hanno creduto solo in quello. Immaginano di vivere come hanno vissuto, ma è una mera illusione, come del resto lo è quando vi diciamo che tutti gli eventi che vi accadono sono una mera illusione. Perché vi diciamo questo? Perché vogliamo farvi cogliere, afferrare il senso dell'illusione di ciò che vivete nel piano fisico e dell'illusione di quando verrete qua. Allora, cari fratelli, quando potrete vedere la vera realtà? Quando, non vivendo nell'illusione dei sensi e vivendo nella visione spirituale, non resterà che una sola cosa: la luce, che è quella che ci permetterà di scoprire la vera conoscenza, non più illusoria, ma realtà perenne. È realtà che trascende il mondo dell'illusione, che vi farà vedere tantissime immagini senza doverle più vivere. Ecco che sento già le vostre parole chiedere: come? La risposta è semplice. Sarete seduti e vedrete tanti fotogrammi in successione, come quando vedete un film. In quel momento, nel vedere quasi per intero il film, secondo la vostra visione, godrete e vedrete tutte le esperienze che avete avuto e vissuto come se realmente non fossero una mera illusione, per arrivare finalmente alla visione completa, con una luminosità fatta di bellissimi colori, paesaggi e innumerevoli visioni che ora vi sfuggono in quanto, rimanendo fermi nel vostro involucro, i vostri cinque sensi vi impediscono di vedere perché usate i vostri occhi. Allora, cari fratelli, volete vedere ancora con i vostri occhi o vedere senza?
Credetemi, quando non vedrete più con i vostri occhi del corpo, ma vedrete invece con l'occhio interno del vostro spirito, saprete e vivrete ciò che sto trasmettendo e che in questo momento non siete in grado di comprendere. Anche oggi abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Sentiamo i vostri lamenti perché non sempre accettate ciò che diciamo. Questo interessa poco noi, in quanto diciamo sempre: abbiate la massima comprensione per tutti e in questa comprensione cercate di vedere se siete al primo fotogramma, in quello di mezzo o all'ultimo. Dove sentite di mettervi, sarete in grado di comprendere chi è dietro di voi. Però guardate e cercate di applicare chi è davanti a voi ed ha raggiunto una visione non per gloria o dono di Dio, bensì con il libero arbitrio e con la volontà di aver messo in pratica l'ama il prossimo tuo come te stesso. L'uno, in questo caso, è la spiegazione massima della comprensione. Grazie per avermi ascoltato.